Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù. Sono davvero contento che possiamo incominciare una nuova settimana attraverso la lettura della parola di Dio. Io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, da mezzogiorno, noi stiamo qui per leggere la parola del Signore insieme. Quest'oggi è il lunedì 22 di febbraio del 2021 e come non potrebbe essere diversamente, continueremo la lettura. Stiamo leggendo il libro di Esodo, uno dei libri più importanti della Sacra Scrittura, e particolarmente quest'oggi abbiamo la gioia di leggere Esodo capitolo 20. Quindi vieni con me adesso a leggere la parola di Dio. Noi leggeremo Esodo dal capitolo 20 versetto 1 fino al capitolo 22, versetto 15. Quindi leggiamo la parola del nostro Signore. Ecco la parola di Dio. Esodo capitolo 20. Allora Dio pronunziò tutte queste parole. Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avere altri dei oltre a me. Non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra, o nelle acque che sono sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro, non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso di bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronunciare il nome del Signore, Dio tuo, invano, perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome invano. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Lavora sei giorni e fa tutto il tuo lavoro, ma il settimo giorno, giorno di riposo, consacrato al Signore Dio tuo. Non fare in esso nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città. Poiché in sei giorni il Signore fece i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo giorno, perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato. Onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore tuo Dio ti dà. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non attestare il falso contro il tuo prossimo, non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna del tuo prossimo. Or, tutto il popolo udiva i tuoni, il suono della tromba, e vedeva i lampi e il monte fumante. A tal vista tremava e stavano lontano. E disse a Mosè, parla tu con noi e noi ti ascolteremo, ma non ci parli Dio, altrimenti moriremo. Mosè disse al popolo, non temete, Dio è venuto per mettervi alla prova, perché ci sia in voi timore di Dio, e così non pecchiate. Il popolo dunque se ne stava lontano, ma Mosè si avvicinò alla nuvola dove era Dio. Il Signore disse a Mosè, parlerai così ai figli di Israele, voi stessi avete visto che io vi ho parlato dai cieli. Non fatevi altri dei accanto a me. Non vi fate dei d'argento né di oro. Fammi un altare di terra e su questo offri i tuoi olocausti, i tuoi sacrifici di ringraziamento, le tue pecore, i tuoi bue. E in qualunque luogo nel quale farò ricordare il mio nome, io verrò da te e ti benedirò. Se mi fai un altare di pietra, non costruirlo di pietre tagliate, perché alzando su di esse lo scalpello, tu ne contamineresti. E non salire al mio altare per dei gradini affinché la tua nudità non si scopra su di esso.
Êxodo capítulo 21. Queste sono le leggi che tu esporrai davanti a loro. Se compri uno schiavo ebreo, ele ti servirá per 6 anni, ma il settimo se ne andrà libero senza pagare nulla. Se è venuto solo, se ne andrà solo. Se aveva moglie, la moglie se ne andrà con lui. Se il suo padrone gli dà la moglie e questa gli partorisce figli e figlie, la moglie e i figli di lei saranno del padrone ed egli se ne andrà solo. Ma se lo schiavo fa questa dichiarazione: io amo il mio padrone, mia moglie e i miei figli, io non voglio andarmene libero. Allora il suo padrone lo farà comparire davanti a Dio, lo farà accostare alla porta allo stipide, poi il suo padrone gli forerà l'orecchio con una lesina ed egli lo servirà per sempre. Se uno vende la propria figlia come schiava, questa non se ne andrà come se ne vanno gli schiavi. Se lei non piace al suo padrone, che si era proposto di prenderla in moglie, deve permettere che sia riscattata, ma non avrà il diritto di venderla a gente straniera dopo esserle stato infedele. Se la dà in sposa a suo figlio, dovrà trattarla secondo il diritto delle figlie. Se prende un'altra moglie, non toglierà la prima né il vitto né il vestire né la coabitazione. Se non le fa queste 3 cose, lei se ne andrà senza pagare alcun prezzo. Chi colpisce un uomo a morte deve essere messo a morte. Se non gli tende agguato, ma lo uccide involontariamente, io stabilirò un luogo dove egli possa rifugiare. Se qualcuno insidia e uccide il suo prossimo con premeditazione, tu lo strapperai anche dal mio altare per farlo morire. Chi percuote suo padre o sua madre deve essere messo a morte. Chi rapisce un uomo, sia che poi lo abbia venduto, sia che lo tenga ancora prigioniero, deve essere messo a morte. Chi maledice suo padre o sua madre deve essere messo a morte. Se degli uomini litigano e uno percuote l'altro con una pietra o con il pugno, e questo non muore, ma deve mettersi a letto. Se poi si alza e può camminare fuori appoggiato al suo bastone, colui che lo percosse sarà assolto. Soltanto l'indenenzerà del suo tempo che ha perduto e lo farà curare fino alla guarigione compiuta. Se uno bastona il suo schiavo o la sua schiava fino a farle morire sotto i colpi, il padrone deve essere punito. Ma se sopravvivono un giorno o due, non sarà punito perché sono denaro suo. Se durante una rissa qualcuno colpisce una donna incinta e questa partorisce senza che ne segua altro danno, colui che l'ha colpita sarà condannato alla ammenda che il marito della donna gli imporrà e la pagherà come determineranno i giudici. Ma se ne segue danno, darai vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, scottatura per scottatura, ferita per ferita, contusione per contusione. Se uno colpisce l'occhio del suo schiavo o l'occhio della sua schiava e glielo fa perdere, li lascerà andare liberi in compenso dell'occhio perduto. Se fa cadere un dente al suo schiavo o un dente alla sua schiava, li lascerà andare liberi in compenso del dente perduto. Se un bue ferisce a morte con le corna un uomo o una donna, il bue dovrà essere lapidato. Non se ne mangerà la carne e il padrone del bue sarà assolto. Però, se già da tempo il bue era solito attaccare e il padrone è stato avvertito, ma non lo ha tenuto rinchiuso e il bue ha ucciso un uomo o una donna, il bue sarà lapidato e il suo padrone pure sarà messo a morte. Se egli impone un risarcimento, egli dovrà pagare come riscatto della sua propria vita tutto quello che gli avrà sarà imposto. Se il bue attacca un figlio o una figlia,
gli si applicherà questa medesima legge. Se il bue attacca uno schiavo o uno schiava, il padrone del bue pagherà al padrone dello schiavo 30 sicli d'argento e il bue sarà lapidato. Se uno toglie il coperchio a una cisterna, o se uno scava una cisterna e non le fa un coperchio e poi un bue o un asino vi cade dentro, il padrone della cisterna risarcirà il danno, pagherà il denaro, il valore della bestia al padrone e la bestia morta sarà sua. Se il bue di un uomo ferisce mortalmente il bue di un altro, si venderà il bue vivo e se ne dividerà il prezzo. Anche il bue morto sarà diviso fra loro. Se poi era noto che quel bue aveva l'abitudine di attaccare il suo padrone, non lo ha tenuto rinchiuso, questi dovrà pagare bue per bue e la sua bestia morta sarà sua. Esodo capitolo 22. Come ho detto, in questo capitolo noi leggeremo fino al versetto 15. Se uno ruba un bue o una pecora e li ammazza o li vende, restituirà 5 bue per il bue e 4 pecore per la pecora. Se il ladro colto nell'atto di fare uno scasso viene percosso e muore, non vi è delitto di omicidio. Se il sole è già sorto quando avviene il fatto, vi sarà delitto di omicidio. Il ladro dovrà risarcire il furto. Se non può farlo, sarà venduto per pagare ciò che ha rubato. Se il furto, bue o asino o pecora che sia, gli viene trovato vivo nelle mani, restituirà il doppio. Se uno danneggia un campo o una vigna, lasciando andare le sue bestie a pascere nel campo altrui, risarcirà il danno con il meglio del suo campo e con il meglio della sua vigna. Se divampa un fuoco e si propaga le spine, distruggendo il grano in covone o il grano in piedi o in campo, chi avrà acceso il fuoco dovrà risarcire il danno. Se uno affida al suo vicino del denaro o degli oggetti da custodire ed essi siano stati rubati dalla casa di quest'ultimo, se il ladro si trova, restituirà il doppio. Se il ladro non si trova, il padrone della casa comparirà davanti a Dio per giurare che non si è appropriato della roba del suo vicino. In ogni caso, il delitto, sia che si tratti di un bue o di un asino o di una pecora o di un vestito o di qualunque oggetto perduto del quale uno dica «è questo qui», la causa delle due parti verrà davanti a Dio. Colui che Dio condannerà restituirà il doppio al suo prossimo. Se uno dà in custodia al suo vicino un asino, un bue, una pecora o qualunque altra bestia ed essa muore o resta storpiata o è portata via senza che ci siano testimoni, interverrà fra le due parti il giuramento del Signore. Per sapere se colui che aveva la bestia in custodia non si è appropriato della roba del suo vicino, il padrone della bestia si accontenterà del giuramento o l'altro non sarà tenuto a risarcire i danni. Ma se la bestia gli è stata rubata, egli dovrà risarcire il danno al padrone di essa. Se la bestia è stata sbranata, la esibirà come prova e non sarà tenuto a risarcimento per la bestia sbranata. Se uno prende in prestito dal suo vicino una bestia e questa storpiata o muore, essendo assente il padrone di essa, egli dovrà risarcire il danno. Ma se il padrone era con lui, egli non dovrà pagare i danni. Se la bestia è stata presa a nolo, la sua perdita è compresa nel prezzo del nolo. Parola del Signore. Noi abbiamo letto uno dei capitoli, più importanti della Sacra Scrittura, ma voglio già oggi dare a te l'appuntamento perché domani noi possiamo continuare a leggere insieme la parola del Signore. Mi raccomando, prendi questo link, metti un like, iscriviti su questo canale, clicca nella campanellina, metti un commento,
passa a parola, invita altre persone a leggere la parola del Signore insieme. In questo cammino noi che stiamo leggendo la parola, continueremo a leggerla finché siamo arrivati e arriveremo nel futuro nel libro di Apocalisse, nel suo ultimo capitolo, e conseguentemente avremo letto tutta la Bibbia. Non mancare da lunedì al venerdì questo tempo meraviglioso di parola di Dio. Inoltre, voglio anche invitarti a pregare con me. Tutti i giorni dalle 7 del mattino abbiamo Alba Nuova. Se non puoi partecipare alle 7, puoi sempre su questo canale partecipare, pregare, inviami le tue richieste di preghiera. Sarà un piacere poter pregare con te e per te nel nome del Signore Gesù. Io sono Nicodemo Fabiano e noi continueremo a leggere la parola del nostro Signore insieme. Dio ti benedica nel nome di Gesù.